Dormire è la mia nuova passione. Dormire, dormire, dolce dormire. Avete mai sentito Sleeping Beauty? Ok, la bella addormentata nel bosco? Perché l'hanno chiamata bella? Perché è stato scientificamente provato. Se dormiamo bene, il nostro fisico risplenderà, ma non solo nella bellezza della pelle, nella bellezza del volto, nell'energia, ma anche cellularmente, ok? Dormire 7-8 ore al giorno, anzi 8 ore sarebbe il massimo, 7 mezza è tollerabile, sotto 7 ore considerate devastante per il corpo. Il problema qual è? È che molte persone non dormono abbastanza e provano di dire va bene, tanto recupererò il sonno dopo. Ah, brutta notizia, da questi libri che sto studiando non si può recuperare il sonno, si può soltanto pagare il pegno. Allora, noi siamo programmati per dormire un terzo della nostra vita, 24 ore, 8 ore al giorno e 33% della tua vita. E non è soltanto una questione passiva, tante, tante, tante cose succedono durante la vostra, diciamo, riposo notturno, riparazione cellulare, immagazzinazione di informazioni che ci servono, liberazione di informazioni che non ci serve più, rigenerazione cellulare, c'è cioè tante, tante, aiuto per metabolico, aiuto del nostro sistema immunitario, okay? Tante, tante cose. Addirittura hanno fatto uno studio scientifico togliendo per una settimana, non un anno, una settimana, in 7 giorni, un gruppo di persone potevano dormire 4 o 5 ore al giorno, l'altro gruppo poteva dormire 8 ore e mezzo al giorno. Poi hanno dato un vaccino e hanno visto come si è risposto agli anticorpi delle due gruppi. Oh, ragazzi, cioè, è stata eclatante che gli anticorpi delle persone non riposati funzionavano quasi al 90% in meno di quelli che hanno avuto un bel sonno ristoratore, ricaricante, rigenerante. Ok? Così, siccome è estate, accumulate un po' di sonno. Andate a letto presto, se è possibile, 10 e mezzo, 11, dormite fino alle 7 di mattina. Se volete fare un pisolino un pomeriggio, fatelo perché si chiama il sonno bifasico, che noi eravamo originariamente, diciamo, programmati per fare questi due momenti del sonno, no? La sera e poi in pomeriggio. E nei paesi latini si chiama la siesta, no? La famosa siesta, si chiudeva, si mangiava pranzo e poi si faceva il pisolino dopo pranzo. Ed è molto benefica per il vostro corpo. Ok? Così dormite. L'altra cosa, il profondità del sonno. Ok? È molto importante dormire bene. Provate di non stare sul computer fino a tardi, provate di non stare sui cellulari fino a tardi, provate di leggere un bel libro cartaceo prima di andare a letto. Prendete un fitoterapico, passiflora, melissa, camomilla prima di dormire o altrimenti un integratore con il Ganoderma o Bacche di Goji della Gil. Io le prendo 40 minuti prima di andare a letto e ti posso dire sonni tranquilli. Poi c'è un altro problema, invecchiando perdiamo la capacità di dormire profondamente tutta la notte, ma non è perché non ci serve di dormire, perdiamo la capacità. Così aiutiamoci anche con i fitoterapici. Il sonno è molto importante e rimanete qui su Now per avere altre notizie di come dormire al meglio. E non voglio farvi perdere altro tempo, andate a dormire, vi aspetto domani, riposatevi, passate un'estate a rassegna del non solo allenamento ma anche del recupero. E l'altra cosa, non avete paura di dormire, ok? Non state togliendo niente a nessuno se schiacciate un po' di zete, un po' di ziz, ok? Al giorno, proprio per recuperare quest'estate. Ci vediamo domani, ciao!